Patrizia Reggiani, lo sa che stanno pensando a un film sulla sua storia, diretto da Ridley Scott e interpretato da Lady Gaga? Che effetto le fa pensare a tutto questo e a quello che è successo, Beh, messo io in un film? mi dissocio un attimo perché ho due figlie e quindi non mi va bene che loro rivedano la situazione del loro padre. Per cui non è contenta di questa No, notizia che assolutamente immagino no. abbia letto sui giornali. E Assolutamente sì. che cos'è che ha più timore? Che venga ricostruito tutto, No, che le non ho. figlie possano rivivere Sì, la ecco. stessa cosa che hanno vissuto tanti anni fa? Che Sì, esattamente questo. rapporto c'è adesso con le figlie, Patrizia? Assolutamente nullo, perché a un certo punto loro mi hanno accusato per il vitalizio, tutte queste cose qua. Ecco Pizzi, allora ricordavo male, non ha incontrato Lady Gaga, però aveva letto della notizia e non ne aveva piacere. Cioè non aveva piacere, probabilmente non ha tuttora piacere che Lady Gaga interpreti la sua vita, la sua storia. Mi dica lei, che con la Reggiani ci parla tutti i giorni. Io ci ho parlato 2 anni fa e non mi ricordo più bene. No, l'ho sentita Tut anche tutto ieri, per ho tutto. 40 minuti di chiacchierata telefonica. Lei in realtà è, ripeto, contenta che a interpretarla sia Lady Gaga perché ha grande stima e apprezzamento per lei. Però in maniera questo non, diciamo così, egocentrista, ma simpatica, Patrizia Reggiani dice: beh, avrei voluto che Ridley Scott mi coinvolgesse perché avrei potuto dare qualche consiglio anche a Perché lui. sono la Quindi che chiamata, Patrizia poveretta, Reggiani. né Avvocato, Lady ma stiamo Gaga scherzando, né. avvocato? Ma ricordiamoci, Ma qui è stato ucciso un uomo, è un uomo nel fiore della sua vita. Cioè, rendiamoci conto che anche questa donna è stata condannata dalla legge italiana a 27 anni di carcere, ne ha scontati 18. È vero che ha diciamo, saldato il suo debito con la giustizia, però è inaccettabile questa cosa. Che abbia peccato di protagonismo, questo è chiaro. Io avrei creduto un passo indietro della Reggiani. Anche qui, appunto, il film è House of Gucci, non è, stiamo parlando della storia di Reggiani, non è un docufilm. Questo è un film, una produzione artistica, non è un documentario. Questo volevo dire, io questo avrei credito. cinematografica che ha visto arrivare a Milano 100 camion, ok? Allora non ne parliamo neanche ora. Rimettiamoci al fatto di storia che è stato già Ma sentenziato e non è un documentario, questo è un film, è una ricostruzione di un film. Quindi, se permette, poi il regista lo racconterà come meglio crede. Questo C'è io stato dico. un documentario, c'è stato C'è già stato, sugli c'è già lo stato, storici. c'è stato, C'è vero? stato un Ma questo documentario. non è un documentario, è un Questo non film. è un documentario. Avrei gradito un passo indietro, è Esatto, è morto un'opera un uomo, un artistica. grande stilista, Però veramente è un legale lustro nel raccontare mondo, ma la stiamo storia di persone scherzando? che sono viventi e raccontarla Vorrei così vedere senza se la chi loro fosse che ha autorizzazione? fatto Non so se l'uomo. questo sia legale, ecco, non mi Guardi, pare, però. avvocato, io dico una cosa, questa produzione veramente è di tutto rispetto, c'è un cast internazionale pazzesco, l'Italia è diventata un cast, prima Roma, poi Val d'Aosta, poi Milano, noi siamo un po' attoniti, anche perché raccontare la storia di un uomo ucciso, questo è un film, ma questa in realtà veramente viene la pelle d'oca. Io però avrei gradito che la Reggiani avesse fatto un passo indietro, anche perché non è che poi fa molto lustro queste cose, queste affermazioni sulla stampa, quindi sono d'accordo con Giovanni che giustamente ha rivendicato questa cosa. Ma anche Paola Franchi Oggi c'è, lei, cioè io mi chiedo anche, perché chiediamoci anche se agli ma altri fa tutta la piacere famiglia, di essere credo, rappresentati, cioè Paola Franchi è entrata in questa storia, diciamo inizialmente dalla porta secondaria, poi dopodiché è diventata una protagonista perché è diventata la compagna di Maurizio Gucci, però anche lei a oggi vedersi, che non ha fatto assolutamente certo. nulla, quindi che non ha compiuto nulla di male, vedersi rappresentare, non lo so come, sarà pure molto bene, però non so quanto sia Ma poi piacevole queste due figlie effettivamente. hanno perso un padre, il Ma non dolore che può serve riaprire questa ferita. un'autorizzazione. Non lo so, Allora, ha detto giusto la vediamo Reggiani. quello che mi aveva Raccontare la tua vita così? raccontato No. Patrizia Reggiani Credo, in questa cioè, intervista. vorrei sapere che Sentite. cosa Ma raccontano. certo, puoi fare i passi legali. Vogliamo ritornare un attimo con un salto nel tempo a quel momento, al momento in cui suo marito viene ucciso e dopo qualche anno lei viene condannata come mandante Sì. dell'omicidio di Maurizio Gucci. Lei come l'ha conosciuta, Lauriemma? A Ischia, sì, perché me l'hanno presentata degli amici. Poi quando lei è venuta a Milano, gli stessi amici che me l'avevano presentata, lei voleva avere un negozio Gucci a Napoli. Napoli. Allora gli ho detto, guarda, non c'è problema. Ma voi eravate diventate comunque amiche alla Sì, molto fine, amiche, amiche molto. confidenti. Sì, ed è per quello
che in un certo senso mi sono anche fidata. No, è una persona che non mi può tradire. Le aveva detto i suoi risentimenti? Le aveva raccontato l'odio che lei provava per suo marito? No, assolutamente, no. Perché allora Maurizio era perfetto. Dopo che cosa succede, Patrizia? Dopo, non so cosa è successo, probabilmente lui è stato affiancato da delle persone che non erano pro me e quindi gli hanno messo in testa tutte queste cose fino a quando non è avvenuta la rottura. La vostra rottura avviene attraverso litigi, attraverso no, assolutamente no. Dei tradimenti? Che no. Cosa accade? Perché? E a un dato momento io mi ricordo un pomeriggio che Maurizio è arrivato a casa in anticipo e io ero lì che stavo parlando per la mia linea di gioielli e vedo che il cameriere va da lui e vedo tutte queste le sue valigie che escono di casa. Allora, di colpo? Sì. La storia la conosciamo poi, come è andata a finire, no Cinzia? Sì, infatti lei si è sentita improvvisamente abbandonata, si è resa conto che Maurizio trascurava, almeno quello che lei afferma, trascurava le figlie, aveva paura che poi dilapidasse tutto il grande patrimonio Gucci. Lei si fida di questa maga, fra l'altro lei stessa nel documentario di cui parlavamo, che è andato in onda poi, lei diceva: io chiedevo a tutti se c'era qualcuno disposto a eliminare Maurizio, perché ormai la rabbia, la gelosia, l'invidia è arrivata a tal punto che lei ormai spargeva la voce, finché Lauriemma trova questi tre personaggi che sono il Ciaraulo, che poi sarà il condannato all'ergastolo, e gli altri due e uccidono con tre colpi di pistola al silenziatore Maurizio, ferendo anche il povero portiere che purtroppo è morto a novembre, dopo aver ricevuto a luglio finalmente un indennizzo dalla signora Gucci, dalla signora Reggiani di 100.000 euro, come perché era stato ferito. Quindi certo, ecco, grazie. Questo è quello che succede. Allora, mai nessuna parola di pentimento però questo avvocato, chissà se questa emergerà nel film, questo aspetto. Pizzi. Ma io sono convinto, Leonora, che Ridley Scott darà una chiave particolare a questo film, ecco, non sarà un documentario per nulla scontato. Per quanto riguarda la signora Reggiani, lei lo ha specificato tante volte, e tu anche, Leonora, lei ha saldato il suo debito con la giustizia, è una donna libera, in questo momento si sta impegnando anche in attività di volontariato, in particolare nella fondazione che porta il nome di sua mamma. Vabbè, insomma, però dipingerla per santa adesso, esatto, mi sembra un po' troppo, brava. Avvocato. Poi purtroppo quello che è stato e penso che, e lo dico con grande dolore, mai nessuno potrà ridare quel padre alle loro figlie o a chi lo ha amato e vissuto. Grazie avvocato, allora rimanga in linea. Ritorniamo nel set dove si trova Barbara Di Palma, che nel frattempo avrà parlato con Lady Gaga. Ma con Lady Gaga qualcuno ci può parlare o no? Ditemi. No. No, Eleonora, non ci può parlare nessuno. Nessuno. È blindato. È come se non fosse qui, perché c'è grande riservo per quel che riguarda i costumi. Secondo me è lì, guarda. Secondo me è lì. Hanno firmato questo accordo di riservatezza. È dentro. Lì, guarda, secondo me è dentro. Diciamo la telecamera. Cioè, se tu ci mostri quel giardinetto lì, no? Quel giardinetto dove abbiamo visto Ivan. Sposti là un po'. Secondo me. Sì. Magari allora, il tacco di Lady Gaga, possiamo vederlo, no? Fredella, perché non vai a Milano a farti un giro, Fredella? O l'hai già fatto, conoscendoti? No. Allora, quando Lady Gaga è stata a Roma la settimana scorsa, abbiamo pedinato tutti i presunti amici di Lady Gaga. Non siamo riusciti. Si era sparsa voce che si trovava addirittura in un albergo in via Veneto, falso. Poi in un attico al centro di Roma, falso. Non siamo riusciti a trovare Lady Gaga. Sicuramente sarà lì, ma in questi casi la superstar poi arriva paradossalmente secondo anche con un'auto. No, anche con un'auto che non sia un van con 500. I vetri scuri, magari è un depistaggio il van. Secondo me Lady Gaga arriva in bicicletta, ragazzi, ve lo dico, arriva in bicicletta con un cappellino e proprio si prende...
Gioco di tutti quanti noi. Sì, sì. Oh, è quella signora lì con la spesa. eccola là, Lady Gaga, eccola lì. Vabbè, dunque. Comunque, Barbara, tu continua, però io entrerei dove eri prima, perché secondo me qua non c'è, secondo me è proprio dentro sì, Leonora, lì. Ci hanno appena fatto andare via. Chissà perché. Ci hanno appena fatto andare via. Chissà perché ci hanno fatto andare via. Io ti posso dare una traccia. Cioè, se vuoi io vado avanti e indietro sul marciapiede, perché questo lo posso dai, fare, Barbara. Consentito, ma non mi posso fermare. Faccio ginnastica in attesa. Ci hanno mandato via, ti credo che non possiamo fermarci. Se ci hanno mandato via vuol dire che c'eravamo quasi. Io posso dirti fuoco una cosa, pochino. Se vuoi far vedere. Ma c'è, lei c'è, Leonora, questo te lo posso dire, lei c'è. Io vi volevo dirvi che se volete sapere come è fatta la casa dove adesso sta Lady Gaga, dove gireranno, basta vedere il primo film di Guadagnino, Io sono l'amore, che è stato girato là dentro. Quindi se vuoi vedere la stanza da letto, la stanza da pranzo, il salone, la piscina, comunque, tutto le foto, il film è girato là dentro. Ecco, è molto sui social, è scoppiata Lady Gaga mania. E queste foto, che poi sono le foto dal set, le prime foto dal set del film, hanno fatto il giro di tutto il web. Sì, effettivamente sì. Infatti il web ha raccontato queste giornate, quelle milanesi di adesso. Aspetta che Roma, c'è uno che sta portando a foto... spasso i cani, che magari sono i cani di Lady Gaga. Per carità, sono le foto stanno circolando e stanno raccontando veramente questo film, questo set italiano. E veramente Lady Gaga, che è appunto un personaggio pazzesco e amatissimo, che appunto ci sono tanti fan che sono lì vicino alle porte, diciamo lì dietro le transenne, che stanno appunto cercando di scovare come giornalisti qualche immagine per rubarla e magari pubblicarla. Mm-hmm. E veramente questo film, che io è stata un'occasione persa dai nostri registi italiani, io sarei stato più contento e questo film l'avessero raccontato dei registi italiani, anche perché probabilmente l'avremmo raccontata molto più fedele alla realtà e alla storia. Non c'hanno i soldi per fare una cosa così. Esatto. E dobbiamo investire anche sul cinema italiano e dobbiamo appunto rilanciarlo. Questo è un segnale. Questa è una, Fredella, cioè... che c'è? Che succede? Ma io non so con tutte... Guarda Barbara, Barbara piano. Che sta facendo? Dimmi Francesco, che c'è? Provo a sbirciare. Sta saltando. Ci vorrebbe una pallavolista. Non sento, Leonora. Fredella. Vedi, ci sono? Sì,